Sì, sono molto contento della mia prestazione, però questi gol negli ultimi 10 minuti non ci volevano, anche perché, anche se loro, comunque è stata una sconfitta un po' ingenerosa, abbiamo avuto più occasioni noi, però adesso ci giochiamo il ritorno a viso aperto e vediamo cosa succede. Sì, sì, assolutamente sì, noi ci crediamo, abbiamo ancora 90 minuti, sarà difficile, però andiamo a giocarci le nostre carte. Ma sul primo gol c'è stato un po' di confusione, al secondo purtroppo volevamo subito riprendere l'1-1, volevamo ripareggiare, purtroppo il calcio, non ci possiamo fare niente. Dalle immagini è sembrato esserci un fallo, non so se tu eri lì, un fallo in occasione del primo gol, forse una gamba un po' troppo alta di Gerbaudo nell'1-0. Sì, c'è stata la gamba tesa, però c'erano tante maglie davanti, è anche difficile per gli arbitri vedere, però è andata così purtroppo. Senti Davide, per te è un bel periodo, prima squadra, prima nazionale, adesso insomma, finalmente hai risolto i tuoi problemi fisici, dove vuoi arrivare? Fino a dove puoi arrivare? Sì, sono molto contento anche in vista della panchina che sono a Siena, speriamo più lontano possibile anche con questa maglia e vediamo. Adesso penso a far bene con la primavera fino a giugno, poi vediamo cosa succede.